Il libro si articola su una parte storica, anzi ogni tanto dedico una poesia perché è l'unico modo per forzare la gente a leggere quello che scrivo. E poi c'è la parte del ricettario, la parte tecnica, ma comunque c'è una parte descrittiva che risale ai tempi storici. Perché dobbiamo ricordarci una cosa, che il dolce, che è pieno di simbolismi, era il vecchio giornale, il vecchio libro degli analfabeti di un tempo. Io sono innamorato dei nostri prodotti perché ci sono le persone che fanno molta attenzione a ciò che fanno e penso che sia una regola tipicamente bresciana questa. Non è perché io sono bresciano, però vedo che la gente dà molta attenzione a tutto ciò che fa. Il lavoro non è una fatica, ma è un premio che ognuno dà a se stesso e che promuove verso la società. D'altronde, se vuoi avere una buona società, devono tutti remare nello stesso senso.